Eccoci qua, benvenuti e bentornati a quello che è l'ultimo episodio di questa prima stagione di Ogni Maledetto Museo Alive. Si chiude un cerchio, per me si chiude un cerchio perché finalmente riesco anche a fare due parole con una persona che stimo veramente, veramente tanto, che è Ludovico Solima, al quale do il mio più caro benvenuto e è un piacere averti qui, Ludovico. Ciao Michele, è un piacere essere qui. Sono onorato di chiudere questo tuo primo ciclo di incontri. Spero che, insomma, possa dare un contributo almeno a chiudere in bellezza questo anno veramente terribile. Dai, almeno cerchiamo di passare un po' di tempo insieme e speriamo di farlo passare in maniera così interessante alle persone che poi ci seguiranno. Ma io ne sono sicuramente convinto. Beh, Ludovico l'avete già riconosciuto, professore di economia e gestione delle imprese, titolare di cattedra per management per le imprese culturali. Nonché per il MAN in particolare segue la tecnologia e il coordinamento scientifico di una serie di progetti. Prima di entrare nello specifico però del MAN e di alcuni, nello specifico del piano strategico di cui ho parlato anche nel nostro gruppo di discussione, vorrei però soffermarmi su una cosa con Ludovico. Io oggi sto facendo sto battendo tanto sul concetto di una gestione imprenditoriale dei musei. Quello che io faccio però, altri non è che riprendere degli studi che Ludovico ha fatto 20 anni fa, praticamente, e contestualizzarli al giorno d'oggi. Ludovico, solo a distanza di 20 anni siamo arrivati intanto a concepire il museo sempre più come un'impresa o ancora non ci siamo arrivati e però stiamo prendendo la via? Allora, secondo me un museo non va in senso stretto concepito come un'impresa. Questo probabilmente potrebbe essere fuorviante, perché, come dire, gli obiettivi di un museo, il senso stesso dell'istituzione museale è diverso da quello che può avere un'impresa. Però, altro secondo me è dire che la gestione delle risorse di cui dispone un museo deve essere svolta con un approccio di tipo manageriale, nel senso che le risorse purtroppo sono scarse, no? In tutti i settori culturali c'è sempre un deficit di risorse, il settore dei musei non fa eccezione da questo punto di vista. Per cui bisogna capire come cercare di utilizzare al meglio le proprie risorse. E questo evidentemente non è banale, anche perché un museo in effetti è un concentrato di diverse tipologie di risorse. Partiamo dalle risorse, uno sarebbe portato a immaginare le collezioni, no? Come primo elemento qualificante. Dal mio punto di vista, invece, il primo elemento che caratterizza un museo sono le risorse umane, il proprio personale. Quello è il vero patrimonio di un museo, secondo me. Anche perché senza personale il museo sarebbe un luogo di Vuoto. accumulo di straordinarie tesori e ricchezze, ma sarebbe un luogo morto. Sarebbe un deposito, probabilmente. Invece è il personale di un museo che lo fa vivere. E naturalmente questo personale va gestito, nel senso che vanno valorizzate le competenze, talvolta straordinarie, che ci sono all'interno dei nostri musei. Quindi, primo punto, primo aspetto. Prima tipologia di risorse, quelle umane, poi ci sono risorse tecniche, ci sono risorse finanziarie. Allora, il problema è come mettere a sistema tutte queste cose, come cercare di utilizzare al meglio tutte queste risorse e come individuare anche le risorse che mancano e che magari si rendono necessarie per come dire, compiere una serie di progetti. Ti faccio un esempio, giusto per entrare anche poi sul pratico, no? Perché sennò facciamo La la teoria. cosa un po' troppo da professore. Un approccio manageriale, dal mio punto di vista, è anche, per esempio, individuare degli obiettivi e comprenderli e analizzare la sostenibilità, no? Io voglio fare una serie di cose, A, B, C, D. Cerco di capire quali sono le risorse che mi servono per realizzare questi obiettivi, e cerco di verificare se dispongo di tutte le risorse che sono necessarie.
Il fatto che io possa, per esempio, non disporre di tutte le risorse può portare due conseguenze. Uno, dico, vabbè, non c'ho i soldi o non c'ho le competenze, non lo faccio. Ok? Quindi ridimensioni, no, i tuoi obiettivi. Un altro è, come dire, rendere questo deficit un obiettivo in sé. Cioè, io mi mancano delle risorse, però voglio realizzare quelle attività. Allora, non sono disponibile a retrocedere sulla dimensione dell'attività che voglio realizzare, ma trovare le risorse che mancano diventa esso stesso un obiettivo che mi consente poi di fare altro. Allora, però, questo è un approccio, se vuoi, più manageriale, no? Io non parto da quello che ho, parto da quello che voglio fare. E partire da quello che voglio fare poi può essere inquadrato in una delle cose che tu vuoi, di cui io, cioè, vuoi analizzare insieme a me, che è quello del discorso del piano strategico, la programmazione di lungo termine, eccetera. Ma e in fondo, come vedi, si parte dalla quotidianità, no? Dal mettere insieme una serie di cose da fare e capire che cosa si può fare e cosa no, e cosa però si può anche, come si può intervenire per cercare di non precludersi una serie di attività. Naturalmente non è che tutto si può fare, no? Io non so, gli obiettivi vanno commisurati, cioè devono essere sostenibili. Non solo da un punto di vista, ad esempio, economico e finanziario, di risorse professionali, devono essere anche sostenibili rispetto al contesto, magari, o rispetto alla situazione particolare che magari un museo sta vivendo, o l'ambiente nel quale è collocato sta vivendo. Adesso stiamo ragionando in termini, cioè stiamo ragionando in un momento oggettivamente molto complesso, no? Della nostra vita. E questo magari, ecco, per esempio, potrebbe indurre molti musei a dire come si fa a sviluppare un'attività di programmazione quando davanti a noi abbiamo una così grande incertezza, no? Come facciamo a programmare se non sappiamo se i musei possono essere aperti o chiusi, Infatti. se non sappiamo se i turisti ci sono o non ci sono, le persone si possono muovere? Cioè, è indubbiamente un momento molto difficile. Eppure, secondo me, in questi momenti, proprio in questi momenti, uno deve fare uno sforzo per adottare un approccio manageriale e cercare anche di definire delle traiettorie, definire degli obiettivi, perché altrimenti ti devi fermare e aspettare. Questo, secondo me, non è possibile. Adesso magari ti Entriamo, do la no. parola perché non è che voglio fare proprio No, dei no, 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 monologhi, è però cioè, perfetto. No, no, è perfetto, perché secondo me tutto ciò che tu hai detto rientra un po' in quello che poi abbiamo definito, che hai definito, nel senso, il museo trasparente, no? Fatto di programmazione, monitoraggio e formazione del personale. Cioè, ciò che tu hai detto, benissimo, abbiamo una gestione comunque del museo che però deve partire dalle risorse che noi abbiamo, in particolar modo la risorsa umana, quindi coloro che vi lavorano. E quindi anche qua è necessaria una formazione costante verso queste persone, anche in virtù di quello che stiamo vivendo, banalmente l'esplosione delle nuove tecnologie, lascia stare dal Covid, ma anche prima, come sono cambiati gli ultimi 10 anni, anzi, basti vedere gli ultimi 5 anni, secondo me, nella gestione stessa della comunicazione, quindi una formazione costante delle risorse umane. Un'altra cosa è che tu giustamente hai detto, è il discorso della programmazione, cioè già adesso partire con, anche se non si sa bene in che direzione stiamo andando, però avere delle idee chiare di come si possono mettere giù determinate cose e poi il monitoraggio degli stessi, perché quegli obiettivi che tu, di cui tu hai parlato, che sono una chiave comunque anche del piano strategico in sé, di cui adesso entriamo anche più nel dettaglio, e che sono un po' anche una delle chiavi, tra virgolette, di un approccio più manageriale, ecco, vediamolo così, del museo. Parliamo proprio posso del. aggiungere una cosa, Michele? Scusami Certo. se ti interrompo. Certo. Abbiamo parlato dell'aspetto manageriale, ma c'è l'aspetto imprenditoriale, che sono Due cose diverse, due ovviamente. cose diverse. E l'imprenditorialità si lega, almeno nella letteratura, insomma, nel significato, nell'accezione che viene data dagli studi di management, al concetto di innovazione.
I musei devono, secondo me, interiorizzare l'idea che devono innovare. Ma innovare non vuol dire solamente puoi dire, fare investimenti sulle tecnologie. Innovare vuol dire anche introdurre, per esempio, delle nuove procedure. Quindi parlare di un piano strategico è anche un elemento di innovazione, perché è un elemento di novità nel modo in cui si approccia alla gestione del museo. Quindi, puoi dire, managerialità e imprenditorialità sono due aspetti non coincidenti che però ovviamente poi finiscono per Chiaro, intersecarsi. no, chiarissimo, e anzi, ci tengo in particolar modo perché poi molte volte effettivamente ecco, quasi sono due target diversi, effettivamente poi quando vai a fare anche le stesse attività. Una cosa, per entrare più nello specifico, il piano strategico, c'è da dividere ciò che tu hai portato un po' all'interno del MAN, una differenza tra piano strategico e il piano annuale. Nei commenti comunque trovate il link per poter vedere questo documento. Vogliamo un po' specificarlo e specificarlo la differenza tra piano strategico e piano annuale, il come lo vuoi fare e come lo hai fatto magari, così ci porti anche degli esempi chiari, non specifici, se no faccio il doppio gioco di parole, con quello che hai fatto dal 2016-2019 e poi appunto dal 2020 e quello che si vuole andare a fare verso il fine 2020. Sì, allora, no, io sono molto contento. Sapevo che avremmo parlato di questo, però dico, ti ringrazio perché mi dai la possibilità di affrontare un tema a cui io tengo molto. Dunque, allora, per rispondere alla tua domanda, il piano strategico è un documento di programmazione pluriennale, ok? E attraverso questo documento di programmazione un museo definisce una serie di cose. Precisa, per esempio, qual è la sua missione, anche perché questo, insomma, sembrano aspetti un po' scontati, ma non lo sono. A volte, cioè, quando parlo con qualche direttore e chiedo, ma quali sono le finalità ultime del museo? Cioè, ma sono quelle di valorizzare le collezioni, ma questo riguarda tutti i musei, no? Mentre ciascun museo deve avere una propria vocazione che dipende dalla propria storia, dalle proprie collezioni, dal proprio sistema di conoscenze, quindi dal proprio personale, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, affrontare il tema della pianificazione vuol dire anche essere costretti a riflettere su certe cose che magari si danno un po' troppo facilmente per scontate, ma che invece scontate non sono, perché definire quale sia la mission, la missione del museo, è il punto di partenza di qualsiasi processo di pianificazione. Io devo capire qual è la direzione nella quale sto andando, anzi, la meta alla quale io tendo, perché poi le direzioni possono essere diverse, no? Adesso non so se stai guardando anche tu, io, cioè, mi diverto a seguire, ovviamente non in diretta perché sono le 3:30 di notte, ma insomma, le regate di Luna Rossa, no? Allora, una barca a vela, uso questa metafora, ancorché non sono un possessore di barca a vela, però rende l'idea. Allora, se io sto su una barca, ho un punto di approdo a cui tendo. Naturalmente, come dire, io posso seguirò anzi N strade in funzione di cosa? Delle condizioni, per esempio del vento, che mi porteranno ad andare in una direzione o di un'altra, delle mosse che fanno gli avversari, che mi porteranno a reagire in un modo o nell'altro. Allora, questa metafora che sto banalizzando, perché poi ovviamente andare a vela è molto più complesso, però forse aiuta a capire come la pianificazione deve partire da un punto cardine, che è stabilire l'obiettivo al quale uno vuole tendere, un macro obiettivo, ok? Da questo che si chiama, per l'appunto, mission, missione. Poi è come una specie di albero di Natale, questo è il puntale, no? Poi c'è un albero a cascata, da questo discendono, c'è un primo livello che è rappresentato dagli obiettivi strategici. Quindi io per arrivare in quel punto devo ottenere una serie di risultati su diversi livelli, su diversi piani. Ciascuno di questi obiettivi strategici
da ciascuno di questi obiettivi strategici discendono degli obiettivi operativi. Quindi sì, la piramide si allarga, l'albero di Natale, sì, la base diventa più ampia. Per ciascuno di questi obiettivi io devo riflettere su quelle che sono le risorse necessarie per realizzare le attività che mi servono per conseguirli. Sembra una specie di scioglilingua, ma in realtà è un processo logico, se vuoi anche semplice nella sua essenzialità, però poi nella sua implementazione è un attimo più difficile. Ok, allora, questo è alla base di un approccio, ripeto, manageriale. Bene? Ora, i musei all'estero, io non sono esterofilo per definizione, però parte dal presupposto che uno deve sempre avere l'umiltà di guardare quello che fanno gli altri. Sì. E cercare di prendere le cose buone che fanno gli altri. Bene? Ora, a livello internazionale, la pianificazione strategica in ambito museale è molto diffusa. Oramai con Google arriviamo facilmente ovunque, e quindi se tu ti metti a digitare Museum Strategic Plan, ti escono un elenco, no, di documenti a cui puoi accedere. In Italia questa è una prassi che ancora stenta a decollare. Uh-huh. Perché, malgrado con la riforma Franceschini del 2014, che ha portato all'istituzione dei musei autonomi, quindi musei oggettivamente caratterizzati da una situazione diversa rispetto al passato, anche da un potere decisionale diverso, sì, malgrado questa cosa, insomma, sono ancora molti, molto pochi i musei che si sono avventurati su questa strada. Ovviamente io mi riferisco ai musei autonomi pubblici, certo, ma questo poi riguarda tutti i musei pubblici, quelli comunali, non solo quelli statali, comunali, regionali, provinciali, ma anche i musei universitari, i musei privati. Cioè è una cosa che riguarda in realtà qualsiasi organizzazione, certo, culturale. Io non è che lavoro principalmente con i musei, ma non solo con i musei. Per esempio per un'associazione musicale che si chiama Associazione Scarlatti, che ha compiuto 100 anni l'anno scorso, io ho cercato di introdurre questo stesso tipo di approccio, perché è un approccio che vale per tutti alla fine. Certo. Okay? Allora, senza andare troppo per le lunghe, anche se ci sarebbero naturalmente molte cose da dire, dunque, il piano strategico è cosa? Il piano strategico è l'output di questo processo decisionale, di questo processo di programmazione. Cioè, alla fine tu puoi dire io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, faccio così, faccio colà. Se riesci a dare una struttura e una forma armonica a tutti questi ragionamenti, tutto questo può confluire in un risultato, che è un documento di programmazione che si definisce normalmente piano strategico. Io sono stato molto fortunato, perché ho incrociato nella mia strada un direttore con il quale ho potuto sviluppare questi ragionamenti, e che, malgrado avesse ovviamente un background completamente diverso dal mio, ha capito che effettivamente era interessante provare a sviluppare questo tipo di metodologia, e mi ha dato la possibilità di farlo. Questa persona, che io ringrazierò sempre, si chiama Paolo Giulierini, è il direttore del Museo Archeologico Nazionale, e lui è un etruscologo, quindi cioè, ovviamente ha una formazione molto diversa e molto lontana dalla mia. Okay? Quando ho proposto però al direttore la prima volta di fare quindi questo primo piano strategico del MAN, appena lui era arrivato a Napoli dalla Toscana per dirigere il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, abbiamo iniziato a ragionare, perché lui mi ha iniziato a raccontare le cose che voleva fare, no, in questo suo quadriennio. E quindi io quello che ho fatto è, da un lato, studiare tutto quello che hanno fatto gli altri, perché io ho già scritto su queste cose, però naturalmente poi non è che uno finisce mai di imparare, no? Quindi sono andato a riprendermi o anche a cercare nuovi piani strategici, non so, sono studiati 50, dopodiché gli ho proposto una struttura sulla quale abbiamo iniziato a lavorare. E quello che è venuto fuori
lo posso fare vedere, sembra un venditore, ma non vendo niente, perché tanto questo si scarica dal sito del museo, è il primo piano strategico, ok? 2016-2019, che come deve un piano strategico, si sviluppa su un arco temporale di medio-lungo periodo, quindi 3-4 anni, e in questo caso abbiamo scelto 4 anni perché il suo mandato era di 4 anni, e quindi, come dire, sì, il piano strategico era corrispondente, è stato strutturato in maniera corrispondente al tempo che lui era a disposizione per fare queste cose. Ora, insieme a questo documento. Allora, questo documento che cosa fa? Racconta quello che il museo vuole fare. E devo dire, riprendendo quella definizione di museo trasparente, nel momento in cui tu lo condividi, sei oggetto, ovviamente. Esatto, poi potenzialmente ti metti nelle condizioni di avere di innescare una specie di controllo quasi sociale, no? Perché ovviamente le persone interessate possono scaricarsi questo documento, andare a leggerselo, effettivamente, fare le pulci, come si dice, e poi chiamarti a rispondere. Quindi, guarda che Paolo Giulielini è stato anche coraggioso da questo punto di vista. Cavolo. Perché lui poteva cioè darmi la possibilità di strutturare un piano strategico, ma tenerlo nel cassetto. Ecco, infatti, senza presentarlo. Infatti, penso che il grande valore aggiunto nel piano strategico in sé è proprio renderlo trasparente, renderlo proprio al. Ma non solo, perché i destinatari di un piano strategico non sono solo quelli che vengono chiamati normalmente stakeholder esterni, no? Cioè i soggetti istituzionali, i possibili finanziatori, partner in ambito culturale, partner in ambito operativo, cioè hai tante persone alle quali puoi parlare utilizzando questo tipo di documento, ma è una valenza anche interna, perché Giulielini è arrivato in un museo dove lui non conosceva nessuno e nessuno conosceva lui. Quindi aver presentato questo documento pubblicamente, dopo 6-7 mesi dal suo insediamento, ha avuto un impatto non solo sull'esterno, anche sull'interno, perché le persone che lavoravano al museo hanno iniziato a capire esattamente che cosa aveva in testa il direttore, qual era la direzione nella quale il museo stava andando. E guarda che questo è fondamentale. Riprendendo la metafora della barca, è come se le persone che stanno sulla barca non sanno qual è la direzione. Quindi magari uno fa una cosa in un modo, uno la fa nell'altro, no? Perché ognuno, cioè, interpreta in modo suo. Quando tu le scrivi le cose, cambia Sì. tutto. Allora, ci ho detto, non è che quello che tu scrivi è scolpito nella pietra, perché non necessariamente tutto quello che tu prevedi di fare riesci a farlo, no? Cioè, ovviamente c'è una parte di imponderabilità, ci sono tanti aspetti che magari, condizioni che possono verificarsi, Variabili, non ovviamente, verificarsi, come eccetera. sì. Però, come dire, questo non deve frenare da farlo e anche dal poter riconoscere che eventualmente delle cose che uno avrebbe voluto fare non si è riusciti a farle. Ora, quando è che c'è questo momento di verifica? Per rispondere poi alla tua domanda, ci ho messo un po' di Sì. tempo, però ci No, vorrebbe, no, no, no? Scusami, ma no, non no, è è, meglio. Io non sono così proprio banali queste cose. ascolterei tutta la sera io, quindi. Allora, come si risponde a questa domanda? Si risponde con un altro documento, che è il piano o rapporto annuale, che racconta quello che è successo. Io con il piano strategico metto giù un insieme di desideri, alla fine è un libro dei sogni, no? Dove tu scrivi tutto quello che vorresti fare, ma poi che cos'è che fai realmente? Allora, questa verifica non la puoi fare alla fine dei 4 anni, sarebbe rischiosissimo. Perché ti potresti rendere conto che in 4 anni sei andato alla fine molto lontano, vorrei andare in Sicilia e sei andato in Sardegna, no? Banalizzando sempre. Allora, occorre farlo in maniera sistematica, continua e sistematica. Questo si fa con il rapporto annuale, che è un altro tipo di documento, dove in realtà si racconta esattamente tutto quello che è stato realizzato. Allora, con il MAN, io non solo ho avuto la possibilità di
quindi strutturare insieme al direttore il piano strategico del museo, sì, ma ha avuto anche la possibilità di progettare e realizzare ogni, per ognuno degli anni del primo piano strategico, dei rapporti annuali, ok? Che sono anch'essi liberamente accessibili, il PDF disponibile sul sito, e quindi ciascuno può andare a, a verificare. Allora, quello che ti faccio vedere è, non è solo la copertina, che è questa. Allora, questa è la copertina dell'ultimo rapporto annuale, 2019, ma consentimi di fare anche questa operazione di rotazione del volume, che dalla copertina non si capisce, perché questo è un volume di 350 pagine. Okay. I primi erano più, erano intorno ai 200, piano piano si è andato aumentando, ma non perché, perché il museo in realtà ha aumentato la quantità di cose che ha. Ne parlavo qualche giorno fa, sì, con il direttore di questi volumi, e in realtà una cosa che lui mi diceva, e di cui io ero in astratto consapevole, però effettivamente poi ho convenuto con lui che è vero, questa, condivisibile questa riflessione. Se questi documenti non li realizzi anno per anno, poi è impossibile, ma è impossibile riuscire a farlo a distanza di 2 o 3 anni. Quindi il museo in questo modo produce ogni anno quella che è la sua memoria storica, che non è banale. Perché non è solo il racconto di quello che ha fatto il direttore, è il racconto di un insieme di esperienze, di attività, di elementi di innovazione, di progetti che sono stati iniziati e poi magari realizzati o non realizzati. Però insomma diventa una narrazione incredibile, veramente, che non puoi fare, cioè ora. Naturalmente, siamo nel 2020, abbiamo presentato il 2019. Io non sarei, nessuno al museo sarebbe in grado di recuperare le informazioni del 2016. Nessuno sarebbe in grado. Vero. A parte, sia perché magari alcune persone nel frattempo sono andate in pensione, ma anche se non fosse accaduto questo, le informazioni poi diventa, già da un anno all'altro diventa difficile recuperare, già dopo 6 mesi diventa difficile recuperare. Vero, vero. Allora, questo è un aspetto importante perché, come dire, è qualcosa che va realizzato in maniera sistematica. Cioè, ogni anno abbiamo prodotto questo. Chiudo questa... Poi, naturalmente, fammi tutte le domande che ritieni, per concludere il ragionamento. Giugherini ha chiuso il suo primo mandato, il suo primo quadriennio nel 2019 ed è stato confermato come tutti gli altri direttori dei musei statali italiani. Quindi abbiamo messo mano alla redazione di un nuovo piano strategico. A febbraio di quest'anno, noi ci siamo fatti 2 chiacchiere naturalmente. Io avevo buttato giù molta parte di questo documento. A marzo, il 6 marzo, 7 marzo, succede, l'Italia si ferma e naturalmente, tutto è andato in sospensione. Anche la redazione del piano strategico, che io ho ripreso a giugno e che ho riscritto ex novo. Completamente. Perché il mondo è cambiato nel frattempo. Okay? Allora, un documento programmatico si basa su una serie di premesse, su una serie di assunti. No? Questa è la situazione attuale, sulla base di questa situazione io prevedo di fare questo. Va bene? Ma se cambia la situazione di partenza, deve cambiare anche l'attività di programmazione. Quindi quel documento, io mi credi, l'ho preso e l'ho buttato perché sono cambiate le priorità, cioè è cambiata la situazione, sono cambiate le priorità, e quindi, senza entrare più di tanto nei contenuti, però un aspetto importante di questo processo di programmazione è la definizione degli obiettivi strategici. Gli obiettivi strategici che io insieme al direttore ho immaginato a febbraio sono cambiati a giugno.
E infatti uno dei primi obiettivi strategici, che naturalmente non era neanche vagamente contemplato, perché non c'è l'esigenza, è riaprire il museo del Consiglio di sicurezza. Sarà scontato e banale, però è diventato uno degli elementi imprescindibili del processo di programmazione del museo. Garantire la vivibilità del museo al personale, innanzitutto, mm-hmm. e poi ai propri visitatori. Okay? E quindi, scusami, era giusto per arrivare alla fine, arriviamo a questo, che è la copertina del nuovo piano strategico. Aggiungo solo una cosa a cui tengo, che è questo. Questo è un piano strategico che ha due copertine, due versi di lettura, perché è stato anche il precedente era stato tradotto in inglese, però erano due, diciamo, due documenti a parte. In questo caso abbiamo pensato comunque di fare un unico documento. Perché in inglese? Perché il piano strategico è usato anche come un documento di comunicazione istituzionale. Quindi sia il primo 2016-2019 che questo secondo piano strategico vengono utilizzati dal direttore, per esempio, quando lui avvia o attiva o rinnova delle partnership, per esempio, con i grandi musei stranieri. Per cui il direttore mi raccontava che la prima volta che è andato all'Ermitage, che insomma, vuol dire, il MAN è una formichina, no? rispetto all'Ermitage, alla grandiosità delle collezioni che sono contenute, adesso senza fare un discorso di importanza, proprio dico, in termini banalmente quantitativi, e però ha avuto i complimenti del direttore dell'Ermitage. Quando ha visto il primo piano strategico ha detto, ah caspita, complimenti, avete fatto un lavoro straordinario, perché capisci che cambia il modo di presentarsi. Cambia anche, quindi cambia anche l'immagine che ha il museo, mm-hmm. agli occhi di un interlocutore esterno. Se tu vuoi parlare con un finanziatore, vuoi andare da un'impresa no. e dire dammi dei soldi, ok? Tu che cosa gli devi dire? A, chi sei? B, che cosa vuoi fare con i soldi, con quei soldi? C, dimostrargli che i soldi e le risorse le sai gestire. Come fai? Raccontando quello che hai già fatto. Mm. E quindi ritorniamo al punto di partenza. Perciò dico, queste cose che sembrano molto teoriche hanno in realtà una grande valenza pratica, ma in realtà poi hanno diversi livelli, diverse chiavi di lettura. Devo dirti, la mia grande soddisfazione, più grande soddisfazione realizzando questi lavori, è stato vedere che in questi 4 anni Paolo Giulielini ha iniziato con sempre maggiore frequenza a riferirsi al piano strategico. Bello. Quando prende, cioè questo è un documento che non è che è stato fatto, è stato presentato pubblicamente, è stato messo un bel PDF sul sito e poi no? Tutti se lo sono scordati. Il direttore l'ha usato. Allora, sai, questo, cioè, a me tante volte mi è capitato di fare dei lavori, mi hanno detto, ah, bravo, Solino, è bello questo lavoro. Cioè, allora, invece il cassetto è finito lì. Okay? E invece, in questo caso, perciò sono stato molto fortunato. Io penso che sia una lezione. Io ho preso, non so, no, se ma mi... io sto cercando di non fare una lezione. No, per me, perché però per me parlare, ascoltare, no, penso che sia perfetto. Io ho una grande domanda che provo a farti, che non so nemmeno se esiste una risposta, nel senso, un po' come quella del è più facile vincere o confermarsi. Allo stesso modo, è più facile provare a portare all'interno di un museo questo modo di lavorare, o è più difficile da quell'altra parte riuscire a confermarsi a certi livelli? Perché dopo penso il grande successo del piano strategico 16-19 e tutto quello che avete messo in piedi, perché comunque c'è stato la nuova identità visiva, avete messo in campo il discorso del videogioco, c'è stato Open Man, c'è stato Man Café, Festival Man, Extra Man, cioè avete messo in piedi tante cose.
Io mi sono letto anche il nuovo piano strategico e questi i cinque obiettivi, quelli che tu parlavi prima, no? I cinque obiettivi strategici, partire dal discorso della sicurezza, quello dell'attrattività, l'accessibilità, i sistemi relazionali e il legame del territorio. Cos'è più difficile tra i due? Riuscire a portare un certo tipo di modo di lavorare o mantenere quel modo di lavorare? Perché penso che sia veramente ogni anno sfidarsi, perché quello che ci siamo detti è comunque... Se io fisso una cosa che tutti possono vedere, sia internamente che esternamente, io dovrei essere quasi spronato a raggiungere quell'obiettivo. Perché da un punto di vista, io parlo ad esempio per me, deve essere un obiettivo che devo arrivare a raggiungere. Cos'è quindi più difficile secondo te? Perché che ci ascoltano normalmente ci sono tante anche piccole realtà. Io parlavo di recente con una mia amica che ha preso in blocco il tuo piano strategico, l'ha portato nel suo museo, perché anche di questo avevamo parlato, ho detto, cavolo, anche questa è una grandissima soddisfazione, l'ha preso in blocco, l'ha portato sul museo, ha detto, noi dobbiamo arrivare a fare una cosa del genere, no? E penso che sia bellissimo, ero contento io di averglielo passato, gli ho detto, guardati, ero io contento, mi sono sentito io, come se fosse mio il piano, no? E quindi cosa è più difficile, riuscire a portare un museo a lavorare in quel modo? O poi continuare ad alzare il livello, perché poi immagino che entrino in gioco anche delle aspettative sempre più alte, no? Allora, è una bella domanda e non è semplice rispondere. Sicuramente l'inizio, no, non è stato semplice. Sì. Perché naturalmente mentre il direttore ha subito immediatamente intuito, no, la necessità o l'utilità di procedere in questa direzione. Quando si è trattato poi di raccogliere magari tutte le informazioni, eccetera, all'inizio le persone dicevano ma perché? Sì. Ma questo che va trovando, ma chi c'è, cioè, che vuole, no? Perché ma non riferite al direttore, riferite a me, cioè che io, cioè, più o meno, cioè, ero comunque un soggetto esterno che si affiancava al direttore nel portare avanti una serie di discorsi. All'inizio questo non è stato semplice. Non è stato semplice perché non, ovviamente non c'era questa consuetudine. Però, per esempio, un'altra soddisfazione, un altro aspetto per me molto molto significativo è che, per esempio, oramai il rapporto annuale, sì, io lo continuo a seguire, no? Ogni tanto faccio delle piccole correzioni, eccetera, ma la procedura per realizzare il rapporto annuale oramai è definita. Dentro, bello. Tutte le persone sanno perfettamente come farlo e le persone che devono dare informazioni sanno che devono conservare le informazioni perché confluiscono all'interno di questo documento, che naturalmente tutti i dipendenti del museo hanno. Ok? Allora, questo, come dire, è una grande soddisfazione, perché uno dei principi, è un piccolo paradosso, mi diverte molto sempre ricordarlo, uno dei principi organizzativi più importanti, ancorché un po' paradossale, è che vanno eliminate tutte le persone indispensabili. Ok? Allora, ci sono delle persone che cercano di rendersi indispensabili, no? Se tu fai il consulente, no? E ti rendi indispensabile, naturalmente avrai, no? Sicuramente non la certezza che questo rapporto continuerà negli anni. Io penso esattamente il contrario. Io penso che ti rendi indispensabile se non lo sei più. Sembra che mi stia ingarbugliando, però io sono molto chiaro questo ragionamento. Okay. Allora, per esempio, adesso i piani, i rapporti annuali, io li vedo, li controllo, verifico, aggiungo delle cose, metto, cioè, però è una cosa che va avanti da sola. Dopo, ci abbiamo messo qualche anno, ma ormai va avanti da sola. Però, per rispondere alla tua domanda per bene, tu dicevi giustamente, ma uno si poi, col passare del tempo, si dà degli obiettivi sempre più elevati. Allora, questo è un po' un problema di approccio, sì. A me diverte esplorare, no, strade nuove. Poi forse ritaglieremo qualche minuto per parlare già citate, insomma, delle esperienze di Federenson.
Allora, io per esempio nel nuovo piano strategico del MAN ho inserito una cosa che non c'era prima, cioè è diverso, la struttura è in certi versi simile, però insomma è anche cambiata rispetto al precedente piano strategico. Io per esempio ho aggiunto una parte nuova che è la strategia digitale del museo, che secondo me è fondamentale in questo momento, che potrebbe costituire un documento a sé. E io invece ho ritenuto di, per ora, di inserirla come sezione specifica all'interno del piano strategico. E devo dirti la verità, questo a livello internazionale ancora c'è poco. Ci sono pochi musei che hanno formalizzato un documento di programmazione che è strettamente, come dire, circoscritto a questo tipo di aspetti. Okay? Sono pochi musei che hanno pubblicamente, almeno, messo a punto e condiviso una strategia digitale. Io però ritenevo importante farlo. E l'ho fatto. Quindi ho aggiunto questa parte, condividendola naturalmente con il direttore, perché ritenevo che anche se era, come dire, avevo meno una sponda, no? A livello internazionale, perché erano pochi, sono pochi i musei, non parlo dell'Italia perché non neanche a parlarne, però, e mi dispiace dirlo, però è un dato oggettivo. A livello internazionale sono ancora pochi i musei che l'hanno fatto, però mi sembrava giusto provare ad alzare l'asticella, anche se non sono ancora in molti quelli che l'hanno fatto, però mi sembrava fosse giusto il momento. Quindi non so se ho risposto alle tue No, due no, hai domande. risposto. No, vabbè, in realtà cioè, non è che c'è una risposta, perché poi c'è chi, secondo me, io sento l'obiettivo. Cioè, dal punto di vista meramente aziendale, mi fisso l'obiettivo, lo vivo potenzialmente di più. Però, come ti dicevo, mi premeva un po' anche portare questo modo di ragionare anche nei piccoli musei, perché penso, come hai detto giustamente te, possa e debba essere il giusto modo di approcciarsi per anche banalmente, tra virgolette, per andare a parlare con determinati sponsor, per andare a parlare con Allora, Michele, determinati no, no, ma tu questa è hai una ragione. delle cose. Permettimi di aggiungere Sì. una cosa importantissima. Il piano strategico è un approccio metodologico, quindi prescindi dalla dimensione. Tu puoi avere anche un museo di due persone, però ti Infatti. trovi esattamente gli stessi, con una scala diversa, ma hai gli stessi problemi. Problemi, è vero. Devi. Hai un patrimonio da valorizzare, delle risorse umane che hanno un know-how, delle competenze, una professionalità e che devi valorizzare. Non devi valorizzare solo le cose, devi valorizzare anche le persone, perché poi attraverso le persone valorizzi le cose in sé da sole sono non, malgrado io mi sono scontrato spesso, no? Con gli storici dell'arte, ma questa cosa ti parla? No, a me non mi parla, o se mi parla io non la capisco. Cioè, purtroppo io la guardo e rimango così attonito. Allora, i problemi sono gli stessi. Hai un problema di risorse tecniche, hai un problema di risorse economico-finanziarie, quindi certo cambia la scala, no? Un piccolo museo, un museo di 250 persone, però il MAN, ritorniamo al discorso dell'Ermitage, è un piccolo museo di provincia rispetto al MAN, è una formichina, ma il MAN è una formichina rispetto all'Ermitage. E quindi non ha nessuna importanza la dimensione, perché è un problema di approccio, è un problema di metodo. Io quello che cerco di fare all'interno del MAN o in altri contesti nei quali lavoro, è portare un metodo, okay? Che è abbastanza tipico di un approccio delle imprese for profit, che però si adatta perfettamente con tutti i dovuti adattamenti ai soggetti che invece hanno altri tipi di finalità. Ma il problema non cambia. Anzi, addirittura il problema delle risorse può essere maggiore in un piccolo museo rispetto a un grande, in un museo comunale rispetto a uno statale, no? Perché ovviamente il comune ha un certo tipo di bilancio, lo Stato, il Ministero ha un altro tipo di bilancio. Cioè,
Il problema del pubblico, magari se lo deve porre più un piccolo museo che non un grande, la ricerca dei nuovi pubblici o la capacità di utilizzare nuovi linguaggi, cioè, deve riguardare tutti, perché secondo me l'accessibilità è un imperativo categorico, cioè è l'unico valore che io ho identificato alla base del primo piano strategico e del secondo piano strategico del MAN. È l'unico che è rimasto tra i due, poi cambia tutto. L'unico elemento di riferimento è stata l'accessibilità, perché secondo me è una cosa a cui tengo straordinariamente, e con me ovviamente, cioè, il direttore era assolutamente sulla stessa linea di pensiero. Però, come dire, sono aspetti che riguardano allo stesso modo tutti i musei, dal mio punto di vista. Hai parlato di accessibilità e di accessibilità quindi nel settore culturale e nuovi linguaggi. Prima all'inizio ho introdotto quello che era un po' il tuo lavoro anche all'interno del MAN, quindi questo di seguire comunque la tecnologia e il coordinamento scientifico di una serie di progetti specifici. Vorrei prenderne cinque, perché secondo me... sai, so che sto andando un po' lunghe rispetto a, però io, siccome ti ho qua, allora ti trattengo ancora per un po', spero di non farti fare troppo tardi. Videogioco, cortometraggi, gialli Mondadori, rappresentazioni teatrali, 3D, il mosaico 3D. Ludovico, dimmi innanzitutto, non so, da dove vogliamo partire? Perché per me, se possiamo anche andare avanti ancora un'ora, quindi per me non ci sono problemi, però vorrei... No, allora. No, a me fa piacere. Allora, Michele, mi fa molto piacere. Ovviamente ci sarebbe tanto da dire, provo a essere vagamente sintetico. Allora, sai qual è il punto di partenza? Perché questa è la cosa divertente, in fondo. Il piano strategico. Ecco, e tu si torna sempre lì. Ma per me non può che essere così, capisci? Cioè, perché sennò sarebbe, cioè, sarebbe una catastrofe. Ripeto, non è che tutto deve essere previsto nel piano strategico, ovviamente, nessuno ha queste doti divinatorie, però ci devono essere, come dire, no? delle traiettorie che vanno seguite. Allora, nel primo piano strategico del MAN c'è uno degli obiettivi strategici, era l'audience development, quindi la ricerca di nuovi pubblici, quindi non l'incremento del pubblico, cioè, quindi il problema non è numerico, non è quantitativo, è qualitativo. Come dire, è ovvio che noi tendiamo comprensibilmente a valutare l'importanza dei musei sulla base del numero dei visitatori, e anche là poi è un altro errore, perché gli ingressi non corrispondono ai visitatori, no? Noi tendiamo a fare questa equivalenza che in realtà non è vera, perché se ho dei visitatori che vanno 10 volte al museo, fanno 10 ingressi, ma un visitatore uno, ok? Allora, però uno tende a ragionare sui dati quantitativi e fare le graduatorie, no? La top 20, la top 10, sono secondo me delle stupidate enormi, però d'altra parte è il modo più semplice, no? Per fare una graduatoria. Vabbè, qua potremmo introdurre tutto un altro tema, no? Quali sono le performance dei musei, come si misura la performance. Vabbè, questo lo facciamo l'anno prossimo, poi ci no, vediamo l'anno prossimo. Possiamo... Aspetta, ambite del museo italiano, non ti preoccupare. Però, dicevo, c'era l'obiettivo di development. All'interno di questo obiettivo si vagheggiava la possibilità di realizzare un videogioco. Come dire, consentimi di non fare professore, no? Di raccontare, tacciami io e te soli, in questo momento nessuno ci vedrà. E raccontarti come è nata questa, perché è divertente. Cioè, questo deve capire come poi, cioè, a volte uno deve essere anche, come dire, un po' o aiutato dal caso, o essere, se vuoi, bravo a riconoscere delle possibilità. Io, insomma, vado a un convegno a Salerno, dove si parla di tutt'altro, e conosco questa persona, un giovane, insomma, più giovane di me, si chiama Fabio Viola, con il quale inizio a parlare, e lui mi dice che fa il game designer. Io rimango sbalordito, perché,
cioè non capivo il significato in italiano, ma non capivo concretamente cosa. E lui mi dice: guarda, io progetto e realizzo videogiochi. Ammazza, dico, bello deve essere. Però per me un universo, un mondo totalmente sconosciuto, io sono negato, proprio zero. Sai, questa è la cosa buffa alla fine di tutto il ragionamento, perché io non ho mai avuto una PlayStation, non ho mai avuto una console, non sono bravo, proprio niente, un disastro, va bene? Quindi non sono cresciuto sono un po' più grande di te, quindi non sono cresciuto con queste cose, giocavo ai soldatini, che quello c'era, insomma, ok? Ora, ho iniziato però a ragionare e immediatamente, tra l'altro, io ho chiesto: ma senti, ma secondo te avrebbe senso questa cosa per un museo? E dice: ma sì, perché no? Ma dico, ma sono stati fatti nei musei queste cose? E dice: ma no, non mi sembra. Vabbè, e si chiude là questa chiacchierata. Il giorno dopo torno in ufficio e inizio a cercare su internet, no? Qua immaginavo che comunque, non so, sai, grandi, no? I grandi musei, i grandi player avessero realizzato N attività, zero. Allora, dico, ma forse, ma se nessuno l'ha fatto, forse ci sarà un Non è motivo, no? partito, no? Sì. Però a me, sai cosa devo dire, mi continuava a frullare per la testa, mi sembrava, anche perché in fondo le sezioni didattiche ci sono sempre state nei musei e il gioco ha sempre fatto parte degli strumenti a disposizione del museo per insegnare delle cose, però generalmente ha delle platee di visitatori molto ben definite, gli studenti, no, di scuole elementari, medie, laboratori, queste cose qua. Comunque, adesso la faccio breve. Vado a parlare al direttore, dico: senti, guarda, io ho incontrato questo, mi ha detto queste cose, eccetera. Ho fatto delle ricerche, non l'ha fatto nessuno, però a me questa cosa mi sembra abbia un senso. E il direttore mi ha detto: testualmente, bellissimo, facciamolo. Ok? E quindi si è innescato tutto questo processo. Allora, salto tutti i passaggi intermedi e racconto solamente la fine, che poi in realtà è l'inizio di qualche altra cosa, come accade nelle storie belle. Allora, la fine qual è? Noi, così, nei nostri sogni più folli, immaginavamo che il videogioco potesse essere scaricato, non so, da 100.000 persone, ci sembrava un numero esorbitante. Anche perché il museo non aveva a disposizione, questo dall'inizio, risorse per promuovere, no? Quindi, cioè, sai, se uno fa una cosa e non la dice, rischi che poi nessuno lo sappia. Però, come dire, è un rischio che ci siamo presi. Dopo 3 anni, perché il gioco è stato rilasciato nel marzo 2017, dopo 3 anni e mezzo, siamo arrivati a 4 milioni e mezzo di download. A livello mondiale, con l'Italia che pesa intorno tra il 5-6%, quindi, e infatti abbiamo realizzato, inizialmente il gioco era in due lingue, in italiano e in inglese, anche perché in realtà, questo forse è opportuno chiarirlo, è un videogioco, ma come dire, ha una struttura narrativa molto, molto forte, cioè non è un gioco di azione, è un gioco, è una storia. È una storia che viene raccontata e che si dipana per le strade di Napoli e per gli ambienti del Museo Archeologico Nazionale. Con un obiettivo preciso, che è stato quello di ridurre al minimo il contenuto educativo del videogioco, ma ampliare la possibilità di raggiungere un altro obiettivo, che era quello di far conoscere dell'esistenza del museo. Perché sembra una cosa scontata, ma in realtà molte persone magari non acquistano un prodotto o non visitano un museo per il semplice fatto che non lo conoscono. E il Mando non è il Louvre, non è l'Hermitage, non è il Met, non è il MoMA, ok? Questo, cioè, non c'è, non fa, cioè, lo può dire, non c'è niente di male a dirlo. E quindi abbiamo
come dire, anche proprio nella strutturazione del gioco si è data molta poca enfasi al contenuto educativo, pedagogico, ma l'obiettivo è stato quello di cercare di creare un legame emozionale con i visitatori, con i giocatori. A fartela breve, perché qua insomma si potrebbe andare veramente per le lunghe, comunque 4 milioni e mezzo di download, e il gioco poi è stato tradotto in molte altre lingue, siamo arrivati a 10, perché sono state aggiunte all'italiano e all'inglese un'altra serie di lingue come il francese, il tedesco, il cinese, il giapponese, lo spagnolo, eccetera, e poi con questa mia solita stravaganza, forse, non so come definirla, ho proposto al direttore, che come sempre mi ha assecondato, e il gioco è stato tradotto anche in napoletano. Bello. Perché questo, insomma, era importante, era un segnale importante nei confronti del territorio, perché questo museo ha sofferto per molti anni una sua separatezza rispetto al territorio che lo circondava, e anche da questo punto di vista immaginare di realizzare un videogioco in napoletano è stato un modo per poter attivare nuove modalità di dialoghi, perché in realtà il videogioco alla fine è un linguaggio, è un nuovo tipo di linguaggio che il museo ha provato a utilizzare per stabilire una relazione con dei nuovi pubblici, quindi per arrivare a una serie di persone con le quali naturalmente non sarebbe mai entrato in contatto. Quindi, diciamo, risultati infinitamente al di sopra di quanto avevamo immaginato nei nostri sogni più sfrenati. E adesso che cosa è successo? Che ovviamente in programmazione il secondo episodio, quindi c'era non abbiamo ancora deciso il titolo, c'era un Father and Son 2, che non so se si chiamerà più così, anche perché si chiama Father and Son perché, allora, non solo, tu non lo riesci a capire, ma è una citazione di una canzone che... Ah, va bene, tu sei il musicista, giusto? No, vabbè, mica molti della tua generazione conoscono questa canzone di Cat Stevens che si chiama Father and Son. Quindi è stata una citazione, perché era un mio cavallo di battaglia, quando ancora mi... Quando strippellai, cantavi. Scopriamo gli altri. No, ma ancora oggi ci sono degli incauti che incappano in questa mia... Vabbè, questa mia deriva musicale. Ci sarà un sequel, ma in realtà io ho proposto al direttore, che come sempre mi ha seguito, di fare altre due cose. Una cosa interessante è quella di realizzare la trasposizione teatrale. Quindi, siccome ci sono questi dialoghi, perché è tutto molto basato sui dialoghi, in realtà il videogioco si prestava effettivamente a una trasposizione di questo tipo, che è stata realizzata e naturalmente doveva essere rappresentato nelle sale del museo, e si è bloccato tutto, però insomma l'idea è quella di fare questa rappresentazione, filmare la rappresentazione e restituirla creando una specie di web series, cioè creando una serie di filmati, di pillole da veicolare attraverso i canali social del museo. Poi ci sono altri progetti legati al gaming, perché secondo me il gaming è un contesto interessante da esplorare, e quindi insomma posso anticiparlo, anche se insomma, anche perché è stato già più o meno detto, che ci sarà un'incursione del MAM in Minecraft, che non so se conosci Minecraft, ma cioè tutto il museo sarà ricreato, il museo sopra sarà ricreato in questo mondo incredibile di Minecraft e reso liberamente disponibile a chi lo vorrà non solo visitare ma anche smontare e ricostruire magari. E poi c'è un altro progetto che mi diverte moltissimo, sempre sul gaming, che è un audiogioco. Cioè, è un progetto che funzionerà con una di queste piattaforme
sai, questi device, no? Tipo Google Dot o Alexa, questi device che iniziano a proliferare nelle nostre case, per cui ci sarà un'interazione solamente vocale. E ci sarà una narrazione ambientata nel mare, vedi, questa è la te l'ho raccontata, no? Nell'anteprima, nella piccola anteprima, un audiogioco, tutto basato per provare a utilizzare anche queste piattaforme. E, cosa che secondo me è spettacolare, me lo dico da solo, però ragazzi, perché è veramente una bella idea, sarà giocabile da non vedenti. Quindi torniamo al discorso dell'accessibilità. Okay. Quindi è un modo per far avvicinare il museo a delle persone che non hanno, non è che non hanno la possibilità di visitarlo, lo hanno ovviamente con tutta una serie di limitazioni, e questo sarà invece è una cosa secondo me molto innovativa anche da questo punto di vista. Spettacolare. No, questo l'ho detto io, devi trovare un altro aggettivo. No, siccome per lavoro sviluppiamo appunto anche tutte queste cose qua, queste soluzioni, soprattutto nell'ambito dell'accessibilità, lavoriamo molto con ipovedenti e non vedenti, riuscire a garantire questo genere di esperienze anche per persone che hanno un certo tipo di disabilità, penso che sia fantastico, perché nel senso che Guarda, sarà forse un po' banale e scontato, ma i musei sono di tutti perché sono nostri, ma non sono per tutti. E a me questa è una cosa che proprio sono qua. Cioè, è una cosa intollerabile, intollerabile. Uno dei progetti, per esempio, che ho avuto la possibilità di sviluppare con il MEM è stato un progetto fatto con l'associazione Focus, che è un'associazione che lavora nei quartieri spagnoli a Napoli, che è un contesto abbastanza degradato, eccetera, e fanno delle cose straordinarie, sono veramente bravissimi, e hanno al loro interno un centro che si occupa di ragazzi autistici, e per esempio abbiamo fatto un progetto con loro per questo, perché il museo è anche per questi ragazzi, cioè. Allora, si fa normalmente, che è anche una cosa meritoria, no? La giornata dell'autismo, per cui per un giorno si fanno tante belle iniziative, eccetera, dopodiché il museo è finito, no? Cioè, se ne parla l'anno prossimo. Mentre secondo me il museo deve essere in grado di accogliere anche persone che hanno delle difficoltà cognitive così rilevanti. E guarda, il problema. Dovremmo stare 3 ore, ma io non, ci sarebbero tante cose da raccontare, ma sai una cosa bellissima che è venuta fuori da questo progetto? Che delle soluzioni che erano state individuate per consentire a questi ragazzi di mettersi in relazione con alcune delle opere del museo, eccetera, sono soluzioni che in realtà poi abbiamo compreso potevano essere utilizzate da tutti i visitatori. Quindi questo ti fa capire che alla fine tutte queste differenze non ci sono. E certo, non possiamo mettere tutti quanti sullo stesso piano, però sai, già dire che ci sono delle cose che possono funzionare per questi ragazzi e per noi ti fa capire che forse le distanze sono molto più ridotte di quanto magari uno tende istintivamente a pensarlo, perché sono magari situazioni che uno non conosce. E per cui magari sai, si preoccupa, tende a prendere distanza, eccetera. Questa è una cosa bellissima. No, mi trovi perfettamente d'accordo in quanto anche noi nel 2015 avevamo avuto la stessa identica esperienza con la provincia di Belluno che aveva pensato, che aveva creato questa, con la quale abbiamo creato, per la quale abbiamo sviluppato una soluzione digitale, sull'utilizzo dei beacon e quindi per garantire l'accessibilità e poi il succo del discorso cos'è? Che tutti hanno poi utilizzato quella tecnologia e ad oggi questo genere, comunque quella soluzione è cresciuta, ha portato all'interno una decina di musei, sono attualmente della rete, e vengono utilizzate
testati esattamente, progetti costruiti comunque con, come dicevo, con dei soggetti disabili che sono venuti proprio a testare effettivamente la soluzione, e ad oggi è utilizzata costantemente, quindi sono perfettamente d'accordo. Ludovico, io starei qua ancora, però ti ho detto, ti rinnovo. No, scusami, tu ne hai elencato 5 cose, io sono arrivato alla prima. No, ma infatti, volevo dire, cioè, per me si può anche andare avanti, perché nel senso, abbiamo parlato di un gioco, hai accennato alla rappresentazione teatrale, sì. Però c'è anche il ciclo di cortometraggio che... Sì, no, allora, questa è un'altra cosa a cui tengo molto, ed è una cosa bella, è veramente una bella cosa. Allora, anche qua, adesso la faccio breve. Allora, anche qua è un tentativo di provare a utilizzare un linguaggio che i musei normalmente non utilizzano, che è quello dei corti. Mm-hmm. Il rapporto dei musei con il cinema generalmente si esaurisce nell'essere, se tutto abbiamo una location di qualche scena di un film, a volte ci sono anche quindi, film completamente ambientati nei musei, però insomma, quelli sono casi un po' particolari. Diciamo che normalmente i musei sono delle location, ma non producono cinema, non usano questo linguaggio. Allora, all'interno di un progetto di accessibilità che coordinavo, che ricomprendeva anche quel progetto di cui ti parlavo prima per i ragazzi autistici, ho proposto al direttore di coinvolgere un regista napoletano e provare a raccontare 5 opere o ambienti del museo utilizzando questo linguaggio, è quello del cortometraggio. Io personalmente trovo molto interessante il risultato di questo progetto. I corti, tra l'altro, si possono vedere, sono liberamente accessibili. Sì, certo, li linkiamo. E vabbè, devo dire, tra l'altro, poi con una certa soddisfazione, a luglio di quest'anno hanno vinto anche un festival internazionale del cinema archeologico, e quindi avete il primo premio, questo festival di Aquileia. E questa è stata sicuramente una soddisfazione, accrescere la visibilità del museo, accrescere il miglior l'immagine, accrescere la notorietà e tutto quanto, però in realtà la cosa che mi interessa è che ha dimostrato che è un altro strumento che può realmente funzionare. E ha un altro pregio, un altro valore questa sperimentazione, cioè fa capire come in realtà uno tende a dire, sai, non so, ci sono tante storie che possono essere narrate nei musei perché hai tanti oggetti, no? Ciascuno di questi oggetti può raccontare una storia, o anche più storie, no? Tu puoi parlare di un oggetto raccontando perché è stato creato, chi l'ha creato, come è stato realizzato, cioè ci sono tanti aspetti. Ma non ci rendiamo conto che in realtà molto spesso ci sono delle storie che si producono nell'interazione tra ciascun visitatore e gli oggetti del museo. Allora, questi corti sono basati su questo, su questa interazione tra opere e visitatori, che generano altre storie che possono essere raccontate e che sono state raccontate con uno strumento specifico che è quello del linguaggio cinematografico. Per cui è una bella lezione, perché fa capire che in realtà non ci sono solo infinite storie legate a le opere del museo, ma ci sono infinite storie legate anche alle persone che interagiscono con le opere, che entrano in relazione, perché ciascuno se la vede a modo proprio, ciascuno la può vivere a modo proprio, e tutto questo però può essere raccontato. Quindi secondo me è un progetto molto interessante, proprio insomma come risvolto di metodo. Poi che altro c'è il discorso dei gialli. Questo ce l'ho qua, è divertente. No, questa è un'altra cosa divertente, questo è un divertismo. Questa è la copertina di un giallo Mondadori, che ha 10 racconti che sono stati tutti quanti
ambientati al NAM. Cioè, ciascuno di questi attori è stato chiesto di sviluppare un racconto ambientato al NAM. E questo, naturalmente, come Giallo Mondadori, è stato presente in tutte le edicole. E con un'intuizione di cui tutto il merito ha il direttore Giulio Livi, che io onestamente non ci avevo minimamente pensato, in questo momento di pandemia, sai, insomma, dove c'è necessità di trovare nuovi contenuti, nuove cose, eccetera, lui mi ha detto, ma come la vedi se questi racconti li facciamo narrare, li facciamo leggere, no? Da qualcheduno, e diventano delle narrazioni che viaggiano con un linguaggio diverso, non è più quello testuale su un supporto cartaceo, ma è vocale su un supporto digitale. E fa bellissima questa idea, e quindi proprio in queste settimane, ogni settimana sta uscendo uno di questi racconti, molto spesso, tra l'altro, questo è ancora più carino, letto da chi l'ha scritto. Cioè, molto spesso sono gli autori che leggono i propri racconti e mettati a mano. Ma questo per far capire come ci sono miliardi di strade che possono essere seguite. In fondo, probabilmente, i lettori di un giallo Mondadori sono soggetti che probabilmente magari il museo non ha raggiunto né con il videogioco né con i corti. Quindi sono di altre persone con le quali entrare in contatto. Ma alla fine sono delle sperimentazioni. Magari, sai, non è detto che questa cosa funzioni, no? Non l'ha fatto mai nessuno, uno prova. Se non funziona non fa niente, allora almeno prova. E molti di questi progetti non richiedono delle risorse, enorme, gigantesche, no? Per poter essere realizzati. Quindi, come dire, questa è stata una delle cose fatte nel corso di questi anni. Beh, allora, già che ci sono, chiudiamo il discorso del mosaico 3D, per tornare al discorso dei non vedenti. Cioè, cosa avete fatto? Mi devo ripetere, ma questo è veramente un altro progetto a cui sono molto legato, perché, io sono molto incuriosito dalle tecnologie, non sono un tecnologo, però mi diverte provarle, studiarle, no? Cercare di capire che cosa succederà. Una delle tecnologie del futuro, anche in ambito museale, perché riguarderà tanti aspetti della nostra vita in modalità che neanche riusciamo a immaginarci in questo momento. Ma uno degli aspetti, una delle tecnologie del futuro che può avere degli elementi di grandissima utilità per i musei, è la stampa 3D, no? La prototipazione rapida. Ho imparato anche a dirlo senza inciampare la lingua. È la furia di dirlo. Ora, la stampa 3D, quindi la scansione o la modellazione della stampa 3D, generalmente viene utilizzata per fare cosa? Per riprodurre degli oggetti o che non possono essere toccati, perché sono magari dentro una vetrina, o perché, per esempio, sono molto grandi e quindi cioè, una persona non vedente che va vicino all'Ercole Farnese, che è alto 3 metri o 2 metri e mezzo, adesso non so quanto esattamente, nel migliore dei casi può toccare i piedi, no? O i polpacci, tutto il resto rimane, no? Una cosa assolutamente inaccessibile. Quindi, sempre nella prospettiva di accessibilità, si sono state fatte tutta una serie di stampe, eccetera. Ma fin qua, vabbè, meritorio, ma non niente di eccezionale. Una cosa che invece è stata realizzata, ma questa non è stata una mia idea, quindi non mi piglio meriti che non ho, ma dell'azienda con la quale si è provata a sviluppare questo rapporto di collaborazione su questo discorso del stampa 3D, è stato quello di provare anche a realizzare una traslazione dal 2D al 3D, e quindi è stato preso un pezzo del mosaico di Alessandro, che poi è quello ripreso nel piano strategico, perché è una delle opere più importanti del museo, e si è fatta un'attività di modellazione, cioè si è aggiunta la profondità. Un mosaico ovviamente è un oggetto a due dimensioni, ed è un oggetto che non può essere neanche, anche volendo, se anche uno potesse consentirne il tatto per dei visitatori, particolari categorie di visitatori, in maniera attenta, protetta, eccetera, un non vedente no,
non riuscirebbe a distinguere niente, no? Avendo a che fare con delle tessere sviluppate ovviamente in maniera uniforme su un piano. E quindi è stato reso, è stato stampato aggiungendo la terza dimensione della profondità. Quindi la testa dei due protagonisti di questa battaglia, Dario e Alessandro, sono state rese in 3D e quindi sono disponibili per almeno una parte del mosaico è disponibile per i visitatori non vedenti o i provenienti. E questa mi sembra una bella cosa. Una bellissima cosa. Come abbiamo visto, ognuno di questi queste cinque cose che abbiamo appena toccato hanno un leitmotiv che è il concetto dell'accessibilità. Ognuno di questi è legato al concetto dell'accessibilità. Questi nuovi linguaggi e in particolar modo al pensare un po' fuori dagli standard, se così possiamo un attimo riassumerla. Una cosa che mi è piaciuto molto, che non ho sottolineato prima, è che durante il piano strategico una delle prime cose che tu hai fatto è stato vedere come si muovevano i competitor e in funzione di quello andare completamente in opposizione, no? Fare qualcosa che loro ovviamente non andavano a fare, chiamare i competitor, no? Giusto per. E questo secondo me è un modo che deve, è un modo di fare, okay, che dovrebbe essere sempre più preso dal preso come approccio all'interno del museo. Ne parlo anch'io effettivamente nel mio libro come una delle prime cose da fare, dalla quale partire per poi costruire un vero e proprio piano strategico. Ma sai, l'analisi della realtà noi tendiamo a non farla, no? Tendiamo un po' sempre a guardare, no, nello stesso modo, all'interno dello stesso perimetro. Io penso che sia molto importante e vorrei citare una cosa che ha detto Paolo Giuderini qualche tempo fa in occasione di una lezione che abbiamo fatto congiuntamente parlando del piano strategico di Resilienza. E lui parlava dell'autonomia e ha detto in fondo il Ministero, forse non volendo, però, il Ministero ha dato non solo un'autonomia finanziaria ai musei, una certa autonomia gestionale, non completa, però insomma, mi ha dato anche un'autonomia creativa. Perché quello che ha fatto in mano lo testimonia, no? Si può provare a sperimentare in tante direzioni, ma devi avere la voglia di farlo, devi avere la curiosità intellettuale per provare a fare cose che anche altri non hanno fatto, rischiando, va bene, certo. Però ci sta, non so come dire, se una cosa che apparentemente può sembrare una stravaganza è riconducibile a un obiettivo che tu hai dichiarato pubblicamente di voler realizzare, allora diventa più sostenibile. E allora questo però ti fa capire da un altro punto di vista quanto è importante il piano strategico, perché diventa un ombrello a cui riparo puoi mettere una serie di cose. È ovvio che c'è un perimetro, no? Io non posso fare organizzare la crociera intorno al mondo, perché è ovvio che non è compatibile un'attività di questo tipo con quella specifica di un museo. Però se io pongo al centro del mio processo decisionale un valore tra tanti come quello dell'accessibilità, allora questo legittima tutta un'altra serie di cose. Perciò è importante, cioè non è solo importante per mettere ordine, per comunicare, eccetera, ma anche per definire un perimetro. Però una volta che tu l'hai dichiarato, beh, allora è plausibile potersi muovere più liberamente e quindi poter sviluppare quell'autonomia creativa, che è un bellissimo concetto espresso dal direttore Giuliani, a cui non avevo mai pensato, se non, almeno non in questi termini, che però è un valore a cui i musei devono riferirsi, anche perché il mondo, caro Michele, non sarò io a insegnarti, questo nostro mondo cambia con una velocità assurda, cioè noi facciamo delle cose che non dico 50 anni fa, 5 anni fa erano totalmente impensabili. Ok? Impensabili. Con questi telefonini o con altri strumenti, eccetera,
io dico di telefonini, che sono una cosa che in fondo riguarda un po' tutti, no? Poi ognuno ne fa un uso, però possiamo fare delle cose, cioè, veramente inverosimili, cioè che 5 anni fa, ma neanche nei film di Tom Cruise si vedevano, forse sembrava fantascienza, ma in realtà ci rendiamo conto che è molto più vicina alla realtà di quanto noi immaginavamo che fosse. Allora, la realtà si muove con dei ritmi incessanti e purtroppo talvolta con delle direzioni imprevedibili, drammatiche, come quelle che stiamo vivendo. Okay? Ci dobbiamo fare i conti. Allora, i musei molto spesso, come dire, utilizzavano i propri confini come una specie di fortino, no? Una specie di fortezza, di perimetro da proteggere. E invece queste barriere vanno abbattute, vanno azzerate fisicamente, intellettualmente, cognitivamente, perché il museo, secondo me, il ruolo che deve avere il museo oggi è sempre più quello di essere un soggetto produttore anche di contenuti culturali, no? E quindi deve essere capace di cogliere le traiettorie di questo mondo che cambia. Il concetto di museo produttore di contenuti è qualcosa che abbiamo anche già ripreso con altre persone, il museo proprio come media company a tutti gli effetti, penso sia qualcosa dove ci sto lavorando dietro, proprio a livello di io stessi produzione di contenuti, di arrivare veramente a concepire il museo proprio come una sorta di media company, quindi che deve produrre costantemente determinati contenuti. Quindi su questo... O fa produrre contenuti. Sì, ok, sì. No, voglio dire, noi siamo abituati, cioè, le piattaforme che noi maggiormente utilizziamo sono delle piattaforme dove non c'è un editore, sono piattaforme che noi alimentiamo i contenuti, ok? I social. Netflix. Sono cominciato anche loro a produrre, però. Sì, no, per cui dico, secondo me è giusto anche che i musei sappiano sfruttare questa leva, perché banalmente i punti, è sempre un problema di punti di vista. Io e te possiamo avere 2 punti di vista diversi, ma se pigliamo altre 100 persone, altre 1000, altre 10.000, ciascuno vedrà le stesse cose con un'angolazione leggermente diversa dalla nostra, o molto diversa dalla nostra. Allora, tutto questo è un enorme bagaglio. È un enorme spettro di possibilità, per cui se il museo è creativo, incorpora, interiorizza all'interno dei propri processi decisionali una dose di creatività, anche accogliendo quella dall'esterno, no? Quindi avere la capacità di ascoltare altri, no? Tu dicevi, ah, io faccio il benchmark, vediamo, no? Quello che fanno i concorrenti, eccetera. Ma sai, tante idee possono venire anche dalle persone che vivono in museo, che stabiliscono una relazione digitale con il museo, e magari se ne escono con qualcosa a cui tu non hai pensato. Allora è un serbatoio gigantesco a cui ancora una volta non bisogna fare muri, no? Ma bisogna essere permeabili. Ovviamente in maniera selettiva, cioè è un processo che va gestito. Non è che tutto va bene, no? Però deve essere qualcosa, cioè il museo deve essere un qualcosa di permeabile, insomma. Guarda, so che tu hai detto che non voleva che fosse una lezione questa qui, però io ho segnato giù appunti e spero che l'abbiano fatto anche chi ci sta ascoltando. Io Ludovico ti ringrazio perché, come ti ho raccontato un po' fuori onda, io ero un po' uscito al mondo della cultura a un certo punto perché mancavano, non riuscivo a dialogare su certe cose. Ma quella gestione imprenditoriale dei musei ma mantenuto quel legame costante. Io ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata. E come ho detto a tutti, però a te in particolare, spero veramente di incontrarti prima o poi, terminato tutto Ma questo. non solo, però facciamo, chiediamo un impegno pubblico, dai, visto che tanto queste cose. Ah, ok, all'interno di un piano, ok, vai. Quando? Almeno una volta l'anno,
Noi anche meno, magari spesso, cioè anche più spesso, scusami, cioè con un intervallo di tempo minore, noi ci vediamo su questa piattaforma come vorrai e ci racconteremo Facciamo il quello tutto. che abbiamo fatto, perché Ok. insomma c'è molto che bolle in pentola, io Ci ti sto. posso raccontare solamente qualcosina e spero che fra 12 mesi o anche fra 6 mesi di avere qualcosa di nuovo, no? Dovresti raccontare. No, ci sto e quindi ogni maledetto museo Guarda che live. io rilancio sempre ogni sfida che mi si pone, io per definizione rilancio, quindi Molto questo è il mio d'accordo. rilancio, spero che ti faccia piacere, per me lo sarà se tu vorrai. E allora, beh, tanti auguri di Buon Natale per tutto, Grazie. Grazie mille. E a per tutti. tutto. Certo, grazie mille, grazie di cuore. E, detto, spero di vederti perché è un piacere leggerti, un piacere ascoltarti e quindi speriamo dai che finisca tutto il prima possibile. Ok, un Okay. grande abbraccio. Salutiamo anche gli amici a casa e that's all. Grazie mille. Grazie a tutti, ciao. Grazie.